Buonasera e grazie del tempo che ci concede. Grazie a voi. La prima domanda: a Milano si sta discutendo per la formazione di una commissione antimafia, proposta anche durante la campagna elettorale del Pisapia. I consiglieri propongono per una commissione di membri interni, quindi un gruppo consiliare con appoggio di tecnici esterni. Alcune associazioni civili, appoggiate anche dal Movimento 5 Stelle, propongono invece una commissione sulla tipologia smuraglia del 1990, quindi con 11 tecnici. Come proposta di presidente della commissione Nando Dalla Chiesa, una sua opinione in merito. Allora, la mia opinione io direi che è addirittura scontata. Innanzitutto ricordo che nella precedente amministrazione questa commissione d'inchiesta addirittura era stata negata la istituzione di una commissione d'inchiesta dalla precedente amministrazione. E finalmente adesso si vuole e istituire questa commissione d'inchiesta, che è indispensabile qui a Milano, dove in una Lombardia in cui la 'ndrangheta è penetrata dappertutto, anche se la gente purtroppo non se ne rende abbastanza conto, e quindi si deve ribadirlo sempre in tutte le maniere. E io, per quanto riguarda la commissione, ritengo che il fatto che sia costituita da membri interni di un'associazione, quando la possibilità di infiltrazione c'è proprio nelle amministrazioni, e come saremmo messi gli stessi amministratori a sorvegliare se stessi. Ritengo che assolutamente sia indispensabile che questa commissione sia costituita da tecnici esterni, ovviamente affidabili e di valore. E il fatto che il presidente sia dalla Chiesa è sicuramente una garanzia. Abbiamo incontrato di recente anche Pino Masciari, che ci ha dato una definizione, differenza tra la mafia al sud e la mafia al nord. La mafia al sud è una mafia inevitabile, quasi, in cui uno nasce e viene abituato. La mafia al nord è come una mafia accettata senza neanche sapere quello che si sta accettando. È molto reale. Io questa cosa la ribadisco sempre, cioè noi la mafia io sono palermitano, anche se sono andato via 40 anni fa da Palermo, però proprio per questo ho potuto vedere le diverse condizioni tra la mia terra e qui al nord. E il problema è questo, che noi, diciamo, la mafia la vedevamo proprio visivamente, c'era il controllo del territorio. La nostra città, la mia città, era divisa in mandamenti, come qui ci sono i consiglieri di zona, era divisa in mandamenti, ognuno dei quali era praticamente la zona di influenza di una cosca mafiosa. Qui invece la mafia invece la 'ndrangheta, che è quella che ormai sappiamo, la mafia è invisibile, la gente non se ne rende conto. Qui la criminalità organizzata è diventata finanza, infiltrazione nella finanza, e la gente non ha neanche gli anticorpi. Noi vedevamo anche i morti ammazzati per strada, qui i morti ammazzati non si vedono, perché sono morti di altro tipo, sono gente che perde il lavoro a 40 anni, a 50 anni, perché l'attività industriale è stata magari prima acquisita da chi dove voleva soltanto riciclare il proprio capitale, e poi fatta fallire o dismessa, e di conseguenza la gente perde il lavoro a 50 anni e magari non può più mandare a scuola i propri figli o non può pagare il mutuo. Sono morti anche questi, sono morti che non si vedono, sono morti senza sangue, così come anche i magistrati oggi vengono ammazzati senza sangue, hanno tentato di ammazzare De Magistris, la Gabriella Muzzi, la Clementina Forleo. Quindi qui purtroppo bisogna tenere gli occhi molto molto più aperti di come succedeva a noi in Sicilia. Lì i mafiosi li conoscevamo, tutti sapevano chi erano i mafiosi, che erano i capi mafia. Qui come possiamo fare a saperlo se in contatto con la mafia c'è il direttore della banca nella quale andiamo a chiedere un prestito e che magari ci indirizza verso chi invece presta i soldi a usura? E purtroppo quindi qui è molto più difficile, bisogna vigilare molto di più, perché qui la mafia si è rinabissata, come anche in Sicilia hanno scelto adesso di fare dopo Rina eccetera, hanno ripreso quella che era la vecchia strategia della mafia di entrare in contatto e insinuarsi all'interno dello Stato e di tutto il resto. Solo che in Sicilia i mafiosi lo conosciamo, qui è gente, sono colletti bianchi quelli che hanno a che fare con la mafia, e quindi sono molto più difficili da individuare.
un'ultimissima domanda, poi la lasciamo andare. Grazie. Il Movimento 5 Stelle sostiene la lotta dei notav e la contestazione che avviene in Piemonte. C'è una linea di confine fra la tratta Torino-Lione e la mafia o è una sfumatura molto più lieve e meno marcata? Qui io bisognerebbe essere molto più addentro di quanto sia io per poter dare una risposta, perché io parlo delle cose di cui ho diretta cognizione. Io appoggio anche la lotta contro i notav, la lotta per dei notav, però semplicemente per il fatto che ritengo che la popolazione di una valle, di un territorio, deve essere in grado di autodeterminarsi, di volere, di fare, di poter decidere quello che deve avvenire al proprio territorio. Invece qui sono state imposte certe decisioni al di sopra di loro e vengono trattati come, presentati come criminali. Queste persone che lottano semplicemente per poter decidere loro quello che deve avvenire nel loro territorio. Poi se all'interno di chi vuole costruire la ferrovia o altro ci sia anche infiltrazione della 'ndrangheta, sinceramente questo non sono in grado di poterlo dire e quindi non ne parlo. Sicuramente però se si va per campione in tutte le grandi opere, in tutti i grandi appalti si sono sempre introdotti e la criminalità organizzata ha sempre trovato modo di introdursi, quindi sicuramente chi ne sa più di me potrebbe essere in grado di darvi una risposta più diretta. Grazie a voi. Grazie tanto.